Ah, devo dire qualcosa come intro? Ma no, che non serve. Buongiorno, buongiorno. Oggi è la giornata Loot Crate e Anime Crate, Loot Anime. Ho sbagliato. Avevo domandato al signor Creitaro: "Scusi, non è che anziché prendere il Loot Anime mi potrebbe dare il Loot Gaming?" E lui mi ha detto: "Sì, assolutamente sì." No. Come al solito vi ricordo, prima di andare a cominciare, che c'è il tubo sconto! Se volete questi box con il 10% di sconto. Trovate il link in descrizione, però non perdiamoci troppo tempo, sennò qua ci mettiamo una vita. Come al solito mi scuso in anteprima per il lutanime che non conoscerò una sega, però questo c'è. Paramamam! Oh! Oh, roba che conosco! Attenzione, colpo di schiena! Però direi di partire da questo. Oh! Un cappellino da rapper di JoJo. Sono trendy adesso. Questa è la moda dei giovani d'oggi. Dopodiché, no, l'unica cosa che conosco la teniamo per dopo. From Mewtwo to Hello Kitty. Ah, d'anime deck. Penso sia un mazzo di carte stile anime. Adesso vediamo. Allora. Ah, è proprio un gioco di carte! Ma guarda lì che storia! Ad esempio, ne leggo una. Bella. Dopodiché, qui abbiamo una roba di Ace Attorney. Phoenix Wright, per chi lo conoscesse, è il gioco per DS e successivamente Threads. E che cosa mi dà? Cosa mi dà la signora Capcom? Credo sia un portafoglio. Portafogli? No, oh, una valigetta. Ma è bellissimo. Una mini valigetta. Ma che bella. Ma che storia. E dentro cosa c'è? Dentro cosa c'è? Fammi vedere. No. Beh. Niente. Una valigetta completamente vuota. Bella è bella, Ma. Boh. Posso diventare un avvocato? Vabbè. Allora, qui abbiamo il solito portachiavi. A tema lotta infinita, sembrerebbe. Aralo lì. Sono praticissimo ormai. Poi direi di tirare fuori il posterone. Che dietro è spoilerone, ma ormai io ho già visto. Eccolo qua. Posterone del nostro bel tema Duel. Prima della maglietta, però, c'è un altro wearable che vi voglio far vedere. I calzini di Yu-Gi-Oh! Va che belli! Va che. Potrò duellare anch'io con il drago bianco occhi blu, adesso che ho i calzini adatti. Erano anni che non sentivo parlare di Yu-Gi-Oh! E ovviamente, per ultimo, cosa ci potrà mai essere? Una bellissima. Parlo dentro la maglietta. Una bellissima maglietta di Ultraman! Per questo video è tutto. No, non è vero. Ci abbiamo ancora loot anime. No, ho sbagliato. Loot crate. Vabbè, dai, sono vecchio ormai. Sono vecchio. Ma c'è uno stadio qui dentro. Ok, me lo tengo il berrettino perché mi sento veramente un genio a tenerlo addosso. Mi sento un dritto. Sono ganzo. Ma subito la maglietta così, ma levamela dopo. Cos'è questa cosa qua? Boh. Credo sia un affare per fare il ghiaccio. Però non so di. Riguardo cosa? Forse ho capito riguardo cosa. Dai, bellissimo! Questo qui è uno stampino. Allora, è vero che il fuoco arriva dopo mentre sto spiegando. Questo qui è uno stampino per fare un diventi di ghiaccio. Ma è ganzissima questa cosa. Posso, oltre alla morte nera, adesso posso fare un diventi di ghiaccio. Non so quanto sia pratico giocare a un gioco da tavolo fatto tutto in cartoncino con un dado fatto di ghiaccio, però. Ma ancora. Oh Cristo di un Dio. Ho provato a metterli, ma non mi stanno bene. Purtroppo sono troppo piccoli rispetto a quelli di Yu-Gi-Oh! Dei bellissimi calzini di Harry Potter. Però si vede? È buio, si vede? Sono calzini di Harry Potter. Harry Potter calzini. Ma cos'è sta moda dei calzini sto mese? Cosa mi sta a significare il tutto? Cos'è? Oh mio Dio! No! Potrebbe essere un sogno che si avvera questo qui. Oh sì, no, dai, no, bellissimo.
Plasticosissimo, però bellissimo. Un corno. Ah, aspetta che c'è anche il portacorno. No, dai, penso che questo sia uno degli oggetti che più desideravo. Me lo tengo al collo così. Come un vero vichingo. E ci berrò la Coca-Cola. E non riesco a capire. Ah, è di Vikings, la serie TV. Ok. È in scala 1 a 2. Non si legge un cazzo su sto... Perché devono stampare le scritte su tutti i cosi che non si capisce una minchia? La spilla di questo mese è lo scudo di Link con il D20. Giustamente. Un tubetto di cartone. Sì, è resistente ai capelli. E dentro abbiamo... Un mini posterino di Uncharted 4 con il nostro bel Nathan Drake. Marco, guarda, succa, io ce l'ho e tu no. Guarda lì, sono riuscito a rinfilarlo dentro. Ormai questi box non hanno più segreti per me. Il solito libricino, che come vediamo ha il tema di questo mese, Quest. E questa bellissima maglietta con Labyrinth. Abbiamo un bellissimo David Bowie, che poverino è defunto, e qui il Labyrinth. Se non avete visto Labyrinth, se non sapete che David Bowie ha fatto il re degli orchi, erano orchi o goblin? Non mi ricordo più. Forse goblin? Siete ignoranti. Come me, che non mi ricordo. Comunque, abbiamo finito anche qui. Qui c'era un bellissimo Labyrinth. Tema quest. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi sono piaciuti i box, il link è in descrizione con lo sconto del 10%, che è tubo sconto. Questo mese calzini. Questo mese calzini. Ciao. Wow, cazzo!